Il 23 aprile la Catalogna festeggia il suo patrono, San Jordi, ovvero San Giorgio, con una delle tradizioni più belle e sentite. È il giorno in cui si celebrano l'amore e la cultura, rappresentati dallo scambio di due doni, una rosa ed un libro. Tutto nasce dalla leggenda medievale di San Jordi. A Montblanc, nella zona di Tarragona, un drago terrorizzava ed uccideva gli abitanti, che decisero di sacrificare una persona al giorno, scelta a sorte, offrendola al mostro per placarne la fame. Quando il terribile destino toccò la figlia del re, intervenne San Jordi, che in sella al suo cavallo bianco trafisse ed uccise il drago, salvando così la principessa. Dal sangue del mostro spuntò un roseto, dal cui il cavaliere colse un fiore da dare alla fanciulla. Un gesto che si ripete ancora oggi tra tanti innamorati. È una leggenda che ha ispirato tanti artisti, compreso il genio architettonico di Gaudí, che l'ha rappresentata in una delle sue creazioni più celebri, la Casa Balló a Barcellona. Al dono delle rose si è aggiunta negli anni 20 del secolo scorso anche la consuetudine di regalare un libro. Questa tradizione è all'origine della proclamazione da parte dell'UNESCO nel 1996 della Giornata Mondiale del Libro, proprio il 23 aprile, data che coincide con la morte di due grandi autori come Cervantes e Shakespeare. Il giorno della festa di San Jordi, a Barcellona e nel resto della Catalogna, si respira un clima di allegria davvero contagioso e suggestivo. Le strade, in particolare Las Ramblas, Paseo de Gracia e Rambla de Catalunya, si riempiono di bancarelle che attirano migliaia di visitatori, con il profumo delle rose che si sparge nell'aria e cumuli di libri in cui spiccano le ultime novità editoriali. Spesso gli autori sono presenti nelle vie, pronti a firmare dediche sulle loro opere. Ovviamente si trovano volumi in tutte le lingue, ma soprattutto libri in catalano, in quanto quello di San Jordi è uno dei giorni della promozione e della difesa della lingua e della cultura catalane. Con gli anni, infatti, questa festa è diventata un momento di rivendicazione dell'identità catalana, tanto che in molti balconi viene anche esposta con orgoglio la signera, la bandiera del paese. Sono numerosi gli eventi culturali e folcloristici che richiamano un grande folla, non solo a Barcellona. Ne è un esempio la settimana medievale di Montblanc, spettacoli, rappresentazioni teatrali e concerti che fanno rivivere la leggenda di San Jordi. Anche la delegazione in Italia del governo della Catalogna nel corso degli anni ha organizzato diversi appuntamenti per far conoscere al pubblico italiano questa bella tradizione. Siamo convinti infatti che un evento così attraente non debba rimanere chiuso nei confini della sua terra d'origine, ma vada condiviso, specialmente con chi, come gli italiani, ha un patrimonio culturale vastissimo e può più facilmente comprendere la ricchezza di una simile iniziativa. Quest'anno, non potendo allestire eventi in presenza a causa delle restrizioni legate alla pandemia, abbiamo deciso di promuovere gli scrittori catalani grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Librerie di Roma. In quelle aderenti, di cui l'elenco è disponibile qui sotto e sulle nostre piattaforme social, chi acquisterà un libro di un autore catalano riceverà una rosa ed una sorpresa. Un modo per conoscere anche quegli scrittori forse meno noti, che tuttavia ben rappresentano la cultura catalana, magari nell'attesa di poter tornare a gustare dal vivo tutto il fascino di una tradizione dalle radici antiche, ma sempre coinvolgente.